La città delle 100 torri si rimette a correre. Con la quarta edizione della mezza maratona di Ascoli, i circa 300 partecipanti provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento nel Piceno dopo 2 anni di stop imposti dall'emergenza sanitaria. È stata una bella giornata di sport che ha visto arrivare primo al traguardo l'ascolano Stefano Massimi per la terza volta su 4 edizioni. L'atleta del CUS Camerino ha coperto i 21 chilometri tra Acquasanta ed Ascoli in 1:05:44, abbassando di circa 2 minuti il precedente record. Un'esperienza molto bella, correre tra ogni gente di Ascoli è molto molto bello, e saluto tutti gli ascolani che mi vogliono bene, perché senza di loro non correrei, quindi corro anche per loro. Prima fra le donne, Cinzia Ponzietti dell'Atletica Senigallia, che ha fissato il cronometro posto al traguardo di Piazza Arringo sul tempo di 1:26:17. Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dalla presidente della società Picchio Runner, che organizza la maratona di Ascoli, Etta Cesari. Tutta l'amministrazione si è stretta intorno a questa iniziativa, noi ci abbiamo messo del nostro, è ripartita, il tempo ci ha aiutato, il percorso è bellissimo, quest'anno l'abbiamo fatta salire ulteriormente di categoria con la FIDAL, quindi WISP e FIDAL, entrambe. I partecipanti sono stati tantissimi inaspettatamente e siamo strafelici davvero di come sta andando, e diamo già l'appuntamento all'anno prossimo, perché l'abbiamo già iscritta nuovamente nel calendario nazionale FIDAL al 30 ottobre. Un'occasione per la città e per i tanti appassionati podisti, a cominciare proprio dal sindaco Marco Fioravanti. Una giornata veramente fantastica, Ascoli torna a correre, per me è una giornata emozionante perché da sempre corro, quindi per me lo sport preferito è la corsa. Ringrazio gli organizzatori, tutta la Picchio Running, Etta Cesari, Alberto Mazzocchi, ma tutti coloro che hanno lavorato per far sì che fosse organizzato al meglio questo evento. Ci sono molte persone da fuori che sono venute da tutte le parti d'Italia e quindi hanno scoperto anche la città, hanno dormito qui, hanno mangiato qui, quindi anche a livello economico c'è un dinamismo.